Buongiorno amici, ci tocca prendere una decisione un pochino spinosa, c'è un pochino di tensione. Ho espresso il mio suggerimento ma non voglio impormi troppo, non voglio che si creino poi delle situazioni di conflitto. Le previsioni meteo sembrano abbastanza buone, quindi vediamo che ne sarà di noi. Io sono Giulia e vivo sulla mia barca a vela, ma in questo periodo ho deciso di mettere alla prova il rapporto con i miei genitori e di navigare insieme a loro sulla loro barca. Iscrivetevi al canale e salite a bordo per una nuova avventura con me ogni domenica. Questa è la rada di macinaggio, la nostra prima tappa dopo la traversata notturna dalla Liguria alla Corsica. In base ai nostri programmi, oggi avremmo dovuto proseguire la navigazione verso sud lungo la costa est per raggiungere le bellissime baie nella parte sud-est dell'isola. Ma non sempre le cose vanno secondo i piani. Abbiamo scoperto che quasi tutti i porti della costa est sono chiusi o non hanno ormeggi disponibili e quindi non potremo avere ridossi in caso di maltempo, visto che la maggior parte della costa est è piatta e senza rade. Quindi, carte nautiche, meteo e portolano alla mano, le opzioni sono 1. Rischiare e proseguire verso sud, 2. Ripiegare sull'arcipelago toscano, 3. Ritornare sui nostri passi e navigare verso la selvaggia, inesplorata e incontaminata costa ovest, che come forse avrete intuito è la mia opzione preferita. I miei genitori hanno avuto esperienze abbastanza intense con la prima barca in quella zona lì, con venti che arrivavano dal Golfo del Leone, sparavano giù, non c'erano ridossi e quindi forse hanno un pochino di pregiudizio. Vedremo che ne sarà di noi. Io incrocio le dita, incrociatele per me. Visto che abbiamo rinunciato ad esplorare la Abbiamo rinunciato? Sì, abbiamo rinunciato. Certo. Non andiamo sulla costa est. Allora andremo sulla costa ovest. Sì, io sono contenta. Sfruttiamo questa bella finestra di bel tempo, visto che abbiamo qualche giorno di stabilità. Quindi oggi? E quindi oggi, cioè in un primo momento si voleva andare a San Florin, quindi c'è il dito. In quella insenatura. Però per contro è un'insenatura molto profonda, quindi vuol dire perdere del tempo per noi che vogliamo scendere verso sud. Sì, perché poi bisogna tornare. Scendi per poi risalire. Certo. Allungando un pochino andiamo a Irrus, che è un po' più in giù, quindi tagliando il golfo di Saint Florent, che è molto bella e molto selvaggia. Ci sono delle boe sull'app, almeno se le recensioni sono veritiere. Sì. Abbiamo subito salpato l'ancora e siamo partiti. Partiti per tornare indietro sui nostri passi e ripercorrere al contrario lo stesso tratto del giorno prima, con gli stessi isolotti, le stesse scogliere e le stesse torri di avvistamento in rovina. A volte, nella navigazione come nella vita, bisogna essere pronti a tornare indietro per poter andare avanti. Ritornare sui propri passi significa vincere le proprie convinzioni e i propri pregiudizi e aprirsi a qualcosa di nuovo che prima si era escluso. Così, tutta un tratto, la strada vecchia che ripercorriamo per tornare indietro ci offre uno scorcio nuovo, un punto di vista mai considerato, ci permette riflessioni inaspettate e ci conduce a destinazioni che prima di quel momento non erano le nostre. Cin cin. Bella pasta al ragù, veramente l'ho fatto a casa e poi l'ho messo nel vasetto sotto vuoto. Buon appetito! Stiamo navigando a vela, alla grande, abbiamo il vento in poppa e adesso abbiamo superato Capo Corso, già da un po' in realtà. E ci stiamo godendo la vista sulla costa ovest. Io non c'ero mai stata in barca. È bello vedere come la costa da questa parte sia diversa da quella dell'altra. Questa è molto più costa alta, rocciosa, montuosa. Bonjour, est-ce que vous êtes le gestionnaire des bouées d'amarrage à l'île Rousse? Tout à fait.
Oh, parfait. Je vous appelle d'un bateau de 12 mètres. Je voudrais savoir s'il y a une place pour 7 nuits. Votre bateau, il mesure combien précisément sur la carte, sur le document? 11 mètres 99. D'accord. Alors, vous pouvez prendre une bouée jaune, celle que vous voulez, jaune. Oui. Il n'y a aucun problème. Si vous la prenez aujourd'hui, vous pouvez rester dessus jusqu'à demain, il n'y a aucun souci. Est-ce que vous prêtez assistance pour l'amarrage? Vous arrivez avant 7 heures, nous, on sera normalement sur l'eau, on sera déjà là-bas, donc il n'y a aucun problème. Ok. Si vous arrivez après 8 heures, par contre, on ne sera plus là. Ok, mais nous pouvons nous amarrer seuls? Ah oui, c'est très très facile, mais si on est là, on vous donne un coup de main. Hein. C'est possible, je voudrais réserver. Alors par contre, on ne peut pas les réserver, les bouées. Il y en a, ne vous inquiétez pas, il y a la disponibilité, mais on ne les réserve pas. C'est bien. Voilà. Merci, merci beaucoup. Allez, à plus tard. À plus tard. Merci. Ci siamo quasi, a Il Rus, c'è un posto alla boa per noi, non abbiamo potuto prenotare, però mi hanno detto al telefono che c'era molto posto. Ed eccoci in prossimità dell'Il Rus, situata nell'area della Balagne, nel dipartimento dell'Alta Corsica. Arrivando dal mare si vede bene quanto montuosa sia la Corsica, soprattutto tra l'entroterra e la costa ovest. Ma non ho avuto molto tempo per osservare le montagne, perché dovevo concentrarmi sul porto e cercare di scorgere le boe d'ormeggio con il binocolo. Quando ci avviciniamo a un posto nuovo in barca, come questa volta, di solito mio papà sta al timone e controlla la rotta. Io sto a prua con il binocolo per individuare i punti cospicui sulla costa e mia mamma sta a metà barca a ripetere a mio papà quello che dico io, altrimenti, tra il rumore del vento e del motore, dovrei davvero urlare. Entrati nel campo boe, ne abbiamo viste alcune libere e ci siamo preparati a fare la manovra di ormeggio al gavitello. Per chi non lo sapesse, il gavitello è un'ottima via di mezzo tra ancoraggio in rada e ormeggio in porto, perché offre i vantaggi della rada, si può fare il bagno, avere privacy e godere di più del panorama e della natura, ma anche la sicurezza del porto, perché invece di essere attaccata all'ancora sul fondo, la barca è attaccata a un enorme blocco di cemento sul fondo, e quindi non c'è praticamente rischio che si muova. Le boe qui a Il Rus sono di nuova generazione, studiate in modo che la catena tra il blocco sul fondo e la boa in superficie rimanga sospesa e non rovini il fondale. L'acqua è uno spettacolo, è veramente cristallinissima e adesso mi ci tuffo. Alla fine non avevo tutti i torti a voler venire sulla costa ovest. La nostra sistemazione ci è piaciuta così tanto che abbiamo subito deciso di fermarci due notti, quindi nessuna fretta di scendere a terra. Ci siamo rilassati nell'acqua limpida, quasi fosforescente, mentre il sole calava e i colori del tramonto tingevano la baia. Una volta approntato il nostro tender, eravamo pronti e entusiasti di esplorare Il Rus. Il porto di Il Rus fu fondato a metà del 1700 su suggerimento di Pasquale Paoli, un corso fervente sostenitore della lotta per l'indipendenza della Corsica dal dominio di Genova. La sua idea era quella di dotare la Corsica Ovest di un porto a disposizione dei ribelli corsi, mentre Calvi era ancora in mano a Genova. Poco dopo, la Corsica fu proclamata isola indipendente dal dominio di Genova e alle spalle del porto di Il Rus sorse la cittadina. Il nome Il Rus
si ispira al colore rossastro della famosa isoletta rocciosa, ma originariamente il nome della città era in realtà Isola Rossa, quindi era un nome italiano. Ma poi fu tradotto in francese quando nel 1768 la Corsica perse l'indipendenza e passò sotto il dominio della Francia. In realtà, però, solo i nomi di Île Rousse e Saint-Florent sono stati tradotti in francese, mentre tutti gli altri sono ancora oggi in italiano. Il paese è piccolo, grazioso e molto turistico. Ci siamo imbattuti in un mercato di prodotti locali e non ci siamo certo tirati indietro davanti ad un bel banco di formaggi di capra. Ne abbiamo provati un po' e comprati due tipi, che mezz'ora dopo stavamo già gustando in barca per pranzo. Ho regalato un sapo ai miei genitori per i loro compleanni e è sembra carino. Loro lo usano, sono sicura che lo sfrutteranno molto e adesso lo userò io. Vediamo se effettivamente sono in grado, perché ero tanto brava sul rio delle Amazzoni dove non c'era corrente, cioè c'era corrente ma non c'era onda e tutto. Vediamo qua che c'è un po' di venticello, un po' di ondina, come vado. Mi è sembrato un po' difficile stare in equilibrio e andare avanti dritta, e solo dopo un po' mi sono resa conto del perché. Stavo usando il sup al contrario. Vi assicuro che poi sono migliorata molto. Nel pomeriggio siamo di nuovo scesi a terra, i miei genitori solo per fare due passi e io intenzionata ad esplorare a fondo tutta l'Isola Rossa, che non molti lo sanno, ma in realtà si chiama Île de la Pietra o La Pietra, il nome è rimasto italiano. Sono scesa a terra da sola per venire a esplorare l'Isola Rossa e adesso voglio vedere se riesco a far volare un po' il drone. C'è un pochino di vento e questa dovrebbe essere una zona in cui è legale farlo volare, ma non si sa mai, vedremo. Non è solo un blocco di roccia, è anche un sito archeologico con una storia antica di cui sono prova i ritrovamenti che risalgono al Neolitico e poi la classica torre genovese in rovina. La mia camminata mi ha regalato scorci bellissimi sui piccoli isolotti deserti e su baie con un'acqua incredibile. A colpirmi di più, oltre alla conformazione di questo luogo, sono stati i colori, in forte contrasto tra loro, ma anche, proprio per questo, in grande armonia. La roccia rossa ha il calore e la durezza di un fuoco che si spegne dove l'isola si tuffa nel mare blu, ed è proprio lì che terra e mare creano questa tinta di verde smeraldo. Contrasti tra colori che generano tinte nuove, conflitti tra popoli che fanno sorgere nuove civiltà, navigatori indecisi che non sanno dove andare e si ritrovano sempre e comunque in luoghi meravigliosi. Questo è il Mediterraneo. Sono felice che la costa ovest della Corsica sia diventata la destinazione del nostro viaggio e credo che abbiamo fatto la scelta giusta a venire qui. Ma questa camminata in solitaria mi ha fatto riflettere sul fatto che forse anche i luoghi che abbiamo scartato ci avrebbero regalato scorci e momenti indimenticabili. La bellezza è negli occhi di chi guarda, disse un autore più famoso di me. Quindi forse no, forse non avevo ragione io e anche senza venire qui, qualsiasi altro luogo visitato con i miei genitori sarebbe stato meraviglioso se il mio sguardo fosse stato pronto a coglierne lo splendore. Rimanete a bordo per il prossimo episodio, quando raggiungeremo luoghi ancora più selvaggi nel cuore della costa ovest.